Non si rinnega l'appartenenza europea, ma cambiare il contesto europeo potrebbe essere una soluzione per viverla meglio, questa Europa tanto discussa. Come ricostruire la nostra Europa? È il titolo del saggio politico scritto da Gianluca Sementilli e presentato a Fiuggi. Il libro è diviso in tre parti. Nella prima parte, chiamata appunto Unione, si discute delle istituzioni europee, della possibilità degli stati nazionali di raggiungere una vera unità politica europea attraverso una Costituzione in cui viene definita in maniera inequivocabile la sovranità dell'Unione Europea. Nella seconda parte, detta chiamata politica, si discutono invece delle decisioni politiche nei campi economici, finanziari e produttivi affinché l'Unione Europea possa uscire dalla propria crisi. E nell'ultima parte, chiamata società, discutiamo delle radici storiche dell'Europa che accomunano le varie nazioni europee e che possono fungere da catalizzatore per l'unificazione dell'Europa. Presente nella città termale anche Antonio Tajani, vicepresidente del Parlamento europeo, chiamato a spiegare in che modo i trattati europei riescono a tener conto delle esigenze dei territori. L'Europa così com'è non va e non ci piace. Bisogna compiere una svolta, innanzitutto ridare un'anima politica all'Europa, che non può essere soltanto l'Europa delle banche o l'Europa dell'euro. Anche per quanto riguarda l'euro bisogna avere una vera moneta che sia governata come in un qualsiasi Stato da una vera banca centrale, quindi la Banca Centrale Europea dovrebbe trasformarsi in un organismo simile alla Banca Centrale degli Stati Uniti, la Federal Reserve. Come ricostruire la nostra Europa ha lo scopo di presentare delle proposte ed aprire un dibattito costruttivo sul modello istituzionale da dare all'Europa per il terzo millennio. L'Unione Europea come momento di aggregazione dei popoli e non solo Unione Europea come un'Europa della burocrazia, l'Europa dell'euro, l'Europa dei problemi per gli Stati membri. Io credo che da questo libro possa venire fuori anche un momento serio di dibattito a livello nazionale e spero anche e soprattutto partendo dalle radici di questa provincia.